La osservazione durante lo sviluppo del progetto è la parte meno conosciuta ed esplorata del percorso di educazione civica, che dovrebbe essere di programmazione per competenze. Osservare in modo sistematico quanto sta accadendo serve per valutare in base a dati e documenti, per condividere poi con i colleghi strumenti e punti di riferimento. Facciamo insieme un sintetico percorso, prenderete quanto vi potrà essere utile e lo confronterete, com'è nello spirito dialettico di questo webinar, con quanto già fate. Parleremo di griglie di osservazione, di diari di bordo, di griglia di valutazione di un'attività, di strumenti, questionari, di riflessione e autovalutazione dell'allievo e del docente, di scheda di sintesi e poi di conversione in voto. Ovviamente nessuno strumento da solo è esaustivo, la scelta di uno strumento o di un altro dipende dalle risorse e dal tempo a disposizione, dal tipo di percorso, dalle caratteristiche degli allievi, dalla metodologia utilizzata, ma anche dalla disponibilità dei colleghi a usarle e a consultarli. Esiste una stretta interazione fra i processi di programmazione, osservazione, valutazione e poi documentazione. Gli strumenti vanno confrontati con quelli da voi già elaborati o in uso. Una griglia di osservazione è uno strumento per verificare il progresso o meno di un allievo nel percorso di educazione civica, per verificare a che punto è ogni allievo nel cammino verso le competenze e gli obiettivi attesi. L'educazione civica ovviamente si ispira alla valutazione in atto nella primaria. Il diario di bordo è una documentazione dell'attività che può anche essere molto semplice, una raccolta di pezzi significativi del lavoro, disegni, annotazioni, una sorta di promemoria. Può essere compilato e raccolto dal docente nelle scuole primarie, ma anche dagli allievi, cui si affida il compito di osservatori nella secondaria di primo e di secondo grado. Può essere utile, mentre si interroga, si fanno delle attività, prendere delle annotazioni guidate. Per noi, per ricordare e valutare, per i colleghi, se vogliamo condividere, per gli allievi, per rendere trasparente e condivisibile la valutazione. Le osservazioni e quanto raccolto durante il lavoro può essere riassunto in una scheda, quindi i risultati delle osservazioni, il diario di bordo, le note sulle attività, per arrivare a una valutazione individuale complessiva in base ai dati raccolti durante il percorso. Anche questo può essere un momento di condivisione con i colleghi, con gli allievi che vanno coinvolti anche attraverso questionari di riflessione e autovalutazione durante il percorso. Questo strumento risolve il problema del passaggio dai descrittori al voto, che è obbligatorio nel lavoro con la secondaria di primo e di secondo grado ed è stato elaborato da una collega delle superiori. È una tabella di conversione dalle frasi che descrivono i vari livelli alla loro sintesi, obiettivo pienamente raggiunto, parzialmente in via di acquisizione, al voto. Nel corso del webinar presenteremo esempi commentati di questi e molti altri strumenti coerenti col metodo che proponiamo. Li confronteremo con quelli già in uso nelle vostre scuole per riflettere e vedere quali sono utili nel vostro contesto. Vedremo molti esempi di buone pratiche di educazione civica attuate nei vari livelli e dialogheremo sulle vostre esperienze. Ci confronteremo e rifletteremo sulle difficoltà incontrate. Questa è la parte più importante del nostro lavoro, il confronto fra esperienze, strumenti e problematiche emerse nei diversi contesti.